Il nostro venerdì dal sindaco oggi fa tappa a Corio, in Valli di Lanzo. In questo momento siamo in frazione Cudine, una delle tante frazioni e borgate in cui è disseminato il comune sulle montagne delle Valli di Lanzo. Ma Corio ha un piccolo centro storico delizioso che andiamo a conoscere. Cominciamo da una curiosità. A Corio quasi tutti avete un doppio cognome. Sì, sicuramente è una delle cose caratteristiche del nostro paese e probabilmente è dovuto al fatto di poter distinguere le famiglie le une dalle altre, anche perché essendo un paese molto sparso nel territorio e che conta quasi 200 centri abitati all'interno del territorio stesso, c'era la necessità di doversi, almeno ogni singola famiglia, distinguersi l'una dall'altra, si presume. Poi la verità la sapranno solo quelli che ci hanno preceduto. Certo, abbiamo detto un borgo delizioso, nella piazza del comune un bel municipio addobbato con opere importanti. Da dove arriva questa tradizione di opere d'arte esposte? Allora, questa è stata una volontà del maestro Soffiantino, che è sempre stato un appassionato di Corio, dedicandogli anche tutto quello che era il suo sapere. E ha creato questa associazione che si chiama ARCO, Arte Corio. Ci sono artisti come Casorati, Chessa, Sorbona, Cordero, lo stesso Soffiantino e innumerevoli altri. Attualmente abbiamo 10 opere donate da loro, che sono ovviamente appese per lo più sugli immobili comunali. Invece sotto una bella pianta davanti al comune c'è il vincitore, l'opera che ha vinto un premio Mastroianni. Esatto, alcuni anni fa la regione aveva scelto il nostro comune per poter offrire quest'opera e di conseguenza ha vinto un'opera direi particolare, scelta dai cittadini, perché ovviamente tutte le opere che volevano partecipare al concorso sono state esposte nella sala consigliare e a votazione unanime ha vinto quest'opera che secondo me rappresenta un po' tutto, ma nello stesso tempo che leggendola ci rincuora. Davvero, è un'opera che ha il senso dell'ottimismo e la sindaca di Corio di ottimismo ne ha tanto, decisamente. Cosa significa fare il sindaco oggi di una piccola realtà in questo momento storico così complicato? È difficile. Sicuramente chi ha fatto il sindaco negli anni passati dice che non ci invidia, perché le situazioni ovviamente sono molto diverse rispetto ad allora. Come diceva lei, bisogna sempre essere ottimisti e quindi cercare comunque di capire quello di buono c'è in tutte le cose che man mano si fa. Le difficoltà ci sono, c'è tanta negligenza da parte di quello che può essere anche la cittadinanza, a volte in alcuni casi, che non sempre si riesce ad educare nel modo corretto, però c'è una volontà comunque di continuare a far sì che il comune abbia un certo rilievo nei confronti dei cittadini e nel rispetto di quelle che sono le esigenze dei cittadini stessi. Anche se non sempre si riesce, anzi spesso non si riesce, però si fa il possibile. C'è tanta cultura a Corio, oltre a questa bella iniziativa delle opere d'arte, alle nostre spalle un edificio che diventerà biblioteca. Esatto, la biblioteca attuale è in un'altra ala del comune e di conseguenza, avendo questo immobile che era comunque da restaurare perché era un immobile comunque storico, siamo riusciti ad ottenere un finanziamento del GAL e a far sì che entro questa primavera diventerà il nuovo luogo predisposto per la biblioteca e per un punto informativo che purtroppo ci mancava. Un punto informativo per dare il benvenuto anche ai turisti. Corio d'estate si anima. Corio d'estate si anima. Si anima per tutto quello che riguarda ovviamente l'aspetto delle seconde case, quindi di gente che aveva scelto già a suo tempo di passare le proprie vacanze in un paese che è a pochi chilometri da Torino, ma che nello stesso tempo ha un clima ovviamente totalmente diverso. E anche perché era luogo appunto di villeggiatura anche delle, diciamo, famiglie molto in alto del comune di Torino. Però nello stesso tempo dà la possibilità a questo punto informativo di far conoscere quelle che sono le bellezze panoramiche, culturali e soprattutto paesaggistiche di quello che è il nostro territorio.